stiamo vivendo un momento molto stressante perché chiaramente la mancanza di turni, mancanza di personale porta sicuramente ad avere un momento stressante, non solo per questo dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista psicologico, perché dobbiamo comunque, sentiamo comunque il dovere di dover dare un supporto psicologico anche di famiglie che stanno fuori, a tutte le persone che comunque stanno vivendo questo momento drammatico di emergenza sanitaria. Quindi noi come infermieri faremo la nostra parte, sicuramente dovremmo poi farlo ricordare alle istituzioni, perché la valorizzazione economica di questa professione deve essere poi discussa. Sono loro i nuovi eroi in prima linea ogni giorno per far fronte all'emergenza coronavirus, ma indubbiamente in questo momento critico ne servirebbero di più. E in Toscana arriva così nuova forza lavoro, 2000 assunzioni a tempo indeterminato di infermieri e OS entro una decina di giorni. C'è bisogno, c'è l'esigenza per garantire comunque alti livelli qualitativi che la Regione Toscana, il sistema sanitario regionale e nazionale ha sempre garantito per noi cittadini. Pertanto è bene avere comunque dei professionisti formati a farlo. I numeri nella nostra provincia deliberati sono 212, ma non si escludono numeri molto più alti, infatti siamo in continuo collegamento con il dipartimento infermieristico. Soprattutto ringrazio il direttore Lorenzo Baragatti e il direttore dell'azienda, il direttore generale dottor D'Urso, per aver comunque cercato di assumere il più possibile. Devo fare un ringraziamento però a tutti i colleghi infermieri, chiaramente la categoria che rappresento, ma soprattutto un ringraziamento a tutti i medici, OS, volontari, addetti alle pulizie e alla sanificazione dell'ospedale, perché ogni giorno con il loro lavoro stanno cercando di garantire la sicurezza di tutti. Pronte anche le graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di 670 medici specialisti, 200 anestesisti, 300 internisti, 150 medici dell'emergenza e 20 infettivologi.